schowa. Una piccola città all'ovest di Polonia, una città reale come lo indicano numerosi monumenti di storia. Accanto ai molteplici posti turistici e alle varie proposte culturali possiamo notare il problema di povertà e di disagio. L'ambiente di questa città diventa sempre più impoverito. Gradualmente vengono chiuse di diverse fabbriche. La gente deve affrontare il problema di disoccupazione, il quale colpisce molte famiglie. È apparso anche il problema degli orfani bianchi, perché i genitori cercano il lavoro all'estero. Tanti bambini sono trascurati, malnutriti. Si osserva anche il crescente numero di giovani che soffrono a causa di solitudine e perché non si sentono accettati. In un tale contesto è difficile far crescere la fede. La finalità principale è rendere l'oratorio un centro di carattere preventivo e culturale per i bambini e giovani ed anche di aiutare le famiglie più bisognose, offrendo almeno un pasto in che ci aiutano i cooperatori salesiani. Nell'oratorio vogliamo prendersi cura soprattutto dei bambini e delle famiglie disfunzionali, organizzando il loro tempo libero per tenerli lontano da diverse forme di dipendenze, dalla droga, dalla noia. Che cosa facciamo all'oratorio? Sicuramente cerchiamo di fare tutto perché i giovani diventino buoni cristiani e onesti cittadini. Facciamo conoscere Dio come Padre che ci ama. E questo amore vogliamo far conoscere a tutti che vengono nel nostro oratorio. Qui incarniamo il sistema preventivo di Don Bosco. Ossia vogliamo che bambini e giovani scoprino la vita cristiana. La nostra fede può essere vissuta nello stile salesiano, con grande ottimismo. Ci sforziamo perché i bambini siano allegri, perché sviluppino loro capacità, crescano a livello spirituale, psichico e fisico. E grazie a questo abbandonino il senso di inferiorità, gli atteggiamenti aggressivi. Noi suore siamo aiutate da un gruppo di 60 volontari, ma il volto dell'oratorio viene creato soprattutto dagli animatori che organizzano giochi, aiutano a fare compiti, programmano insieme a noi il lavoro annuale dell'oratorio, aiutano nell'organizzazione dei campeggi estivi, delle varie gite ed ultimamente curano anche la pagina web del nostro oratorio. Tutto questo per accompagnare i giovani, soprattutto questi più trascurati e bisognosi. Nell'oratorio sono quasi da 2 anni e questo lavoro mi porta tanta soddisfazione. L'oratorio è per me come la seconda casa. Mi piace venire qui dove trovo i miei amici. Qui ci sono i bambini che accompagno a casa e per questo posso conoscerli meglio. Quando per la prima volta ho incontrato le suore salesiane, sono stata colpita dalla loro bontà verso ogni persona. Suore come immagini dell'amore di Dio mi hanno fatto innamorare in altra persona, in Don Bosco, in Dio e in Maria Ausiliatrice. Mi sembra che grazie a loro posso realizzare la mia vocazione di essere un animatore, una volontaria e posso essere felice. L'oratorio mi arricchisce molto, qui mi sento molto bene. All'inizio pensavo che difficilmente mi troverò bene qui. Per fortuna non è stato così. Mi ha sorpreso il buon clima di questo ambiente. Tutte queste persone che ho potuto conoscere, le persone che credono in Cristo e grazie a loro ho potuto credere di più e posso crescere nella mia fede. Sono maturata di più come persona, mi sono più aperta agli altri, mi piace dialogare con loro, posso condividere le mie capacità e mi sento più coraggiosa. A volte non tutto in me va bene, ma grazie a queste persone prendo fiducia che posso farcela perché mi sostengono sempre e che posso contare sulla loro preghiera.
Il nostro lavoro in mezzo ai bambini e ai giovani è davvero difficile ed esigente. Per questo le suore si prendono cura della nostra crescita personale e della nostra formazione. A questo scopo servono soprattutto diversi incontri, per i volontari una volta al mese, per animatori ogni venerdì ed anche incontri vissuti fuori, il weekend formativi, la settimana durante le vacanze invernali o estive. Tutto questo per dare al nostro lavoro più qualità e competenze, perché sappiamo lavorare con più dedizione, servendo a coloro ai quali siamo stati mandati. L'oratorio è per me un luogo dove posso sentirmi utile, posso aiutare gli altri a passare il tempo in modo attivo. Inoltre, ho conosciuto qui tante persone stupende, ho stabilito le relazioni di amicizia che spero durino per molti anni. Qui matura la mia fede, posso radicarmi in essa e credo proprio che l'oratorio porta nella mia vita tantissimo bene. Sono cresciuto nella cultura cristiana, mia mamma ci ha incoraggiati a credere. Abbiamo frequentato la messa domenicale festiva, ci ha insegnati a pregare. Abbiamo pregato al mattino e alla sera insieme alle mie sorelle, ma non ci ho pensato sopra troppo. Solo nel momento quando sono arrivata nell'oratorio, cercavo di capire la mia fede. Ho capito che la preghiera, il dialogo con Dio possono dare molto, che non bisogna stare solo in raccoglimento, ma che il gioco anche può essere una preghiera. Quando cantiamo insieme, danziamo, giochiamo, anche questo è la preghiera. Mi sono messo d'accordo con mio amico per incoraggiarmi che ci andiamo per vedere come va e se ci piace rimaniamo. E vi sono rimasto fino ad oggi. L'oratorio, o forse meglio le persone che vi lavorano, con la loro fede e buon esempio, buona parola, mi mostrano i modelli di atteggiamenti. Sono felice di poter essere nell'oratorio. Senza di questo non mi sentirei realizzato. L'oratorio è per me il luogo dove passare il tempo. Certo, non unico posto dove passo il mio tempo libero, però qui ci vengo volentieri. Qui posso incontrarmi con amici, conoscenti, chiacchierare un po', aiutare i più piccoli. Questo è il posto dove ci sono tante possibilità e dove posso fare tanto. L'oratorio è un posto dove i bambini vengono per fare i compiti, ripassare qualcosa, completare le conoscenze. Sempre c'è qualche volontario che può dare la mano, aiuta a fare i compiti, a prepararsi a scuola. All'oratorio posso sviluppare le mie capacità e proprio qui ho imparato a suonare la chitarra. L'oratorio mi ha dato anche la possibilità di fare le cose che non ho mai fatto prima, che mi aiutano a riuscire nella vita. Anche attraverso la semplice conoscenza come pitturare e ordinare le aule dell'oratorio. Penso questo sia una cosa importante. Tante volte ho avuto la possibilità di partecipare ai vari incontri all'oratorio. Ho visto il numero grande di ragazzi e di bambini che partecipavano ad esse ed anche il sorriso sui loro volti. E questi sono i migliori indicativi per dire che questi incontri sono importanti, buoni e necessari e che davvero portano in bene ai nostri giovani. L'oratorio offre soprattutto l'aiuto nel campo scolastico. Aiuta molto, ma penso che la più importante dimensione è questa educativa, perché davvero l'oratorio ha la sua influenza molto positiva. Allontana i giovani dalle diverse patologie, dai compagni cattivi. Questo è un lavoro in ogni aspetto molto positivo. Sono molto contento che i giovani della nostra scuola sono rappresentati in numero così grande dai nostri allievi. L'oratorio salesiano è un posto dove possono incontrarsi diversi giovani. Gli uni come volontari, gli altri come destinatari. E penso che questo sia un luogo importante per tutte e due gruppi, perché i ragazzi che operano come volontari possono imparare tante cose. Possono imparare empatia, creatività, collaborazione. I bambini, invece, hanno la possibilità di vivere il tempo in un modo costruttivo e fruttuoso. Fare i compiti, giocare e soprattutto non passare questo tempo libero sulla strada, ma sotto cura premurosa di suore salesiane e questi giovani. Sono convinto che per Wschowa, per la nostra parrocchia, la presenza di una comunità religiosa, la presenza delle suore sia un grande privilegio.
Da quando mi ricordo, le suore sono state sempre presenti in questa attività rivolta ai bambini e ai giovani. E questo si nota prima nelle condizioni che avevano nella propria casa, poi qui, grazie all'accoglienza del parroco in questa casa, ma sempre sono stati presenti. Questo che ammiro di più è il fatto che le suore sanno animare con slancio da una parte questo loro lavoro per i bambini e da un'altra parte questo lavoro di volontariato. Sono davvero impressionato che grazie alle suore un grande gruppo di giovani è coinvolto nel volontariato e nella città non esiste un altro posto simile che potrebbe offrire una possibilità simile di realizzare questi impegni. E senza dubbio, se un giovane in qualche periodo della propria vita sperimenta il volontariato, allora riceve una tale quantità di valori che porta con sé per tutta la vita. L'oratorio è l'opera di molte persone che sotto la guida di Suor Luzzena lavorano nello spirito di Don Bosco e con questo continuano la missione da lui iniziata. Qui i bambini, giovani studiano, maturano, approfondiscono la loro fede e soprattutto passano il tempo fruttuosamente, lontano dai pericoli del mondo di oggi. La Chiesa ha bisogno di questo posto dove si educano le persone che in futuro diventeranno buoni cristiani e onesti cittadini.